Insomma, lo amiamo, lo odiamo, comunque la si pensi, fa parte delle nostre vite il cellulare. Benvenuta Lucrezia Ercoli, filosofa e docente all'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Ben allora, ritrovata. Abbiamo Buongiorno. Visto quella telefonata che Cooper fece 50 anni fa, sicuramente il telefono si è alleggerito, questo lo abbiamo visto dalle immagini. E poi come siamo cambiati noi, oltre all'apparecchio? Beh, noi siamo cambiati perché il cellulare è entrato nelle nostre vite, lo portiamo sempre con noi in tasca, no? Innanzitutto siamo sempre reperibili, sempre rintracciabili e lo capiamo quando non funziona, quando si scarica, quando siamo fuori casa e non funziona il telefono, siamo presi da uno smarrimento, no? Da un certo panico, proprio perché siamo sempre rintracciabili dagli altri. Però è vero, il cellulare è cambiato tantissimo e negli ultimi tempi si è rivoluzionato, cioè lo smartphone è connesso a internet, è una sorta di computer portatile, tascabile, che portiamo con noi e se ci pensiamo ci facciamo tantissime cose, dalla sveglia alla mattina, l'agenda degli impegni, il taccuino degli appunti, i biglietti del treno, paghiamo con il cellulare. Insomma, davvero la nostra vita forse dipende oggi ecco dal cellulare. Ecco perché ci sentiamo così persi quando siamo offline o lo dimentichiamo a casa o da qualche altra parte. Possiamo dividerci in due grandi squadre tra nostalgici e entusiasti o no? Ma a me fanno sempre sorridere quei proclami apocalittici, no? Che vogliono cancellare la tecnologia, togliere il cellulare dalle nostre vite, che fanno sempre indignare molto i social, ma poi sul piano pratico certo. Sono molto inutili. Perdiamo tantissimo tempo a dirci tecnoentusiasti, tecnoscettici e invece forse veramente dovremmo passare il nostro tempo a capire di più come cambia la nostra vita con la tecnologia. Secondo me sono davvero benvenuti nelle scuole soprattutto quei programmi che aiutano. Con l'uso consapevole. Esatto, gli studenti, ma soprattutto gli insegnanti che sono spaventatissimi dal cellulare, che gli studenti sanno usare molto meglio di loro, per capirci qualcosa. Ovvio, siamo in una, diciamo, formazione permanente, perché il cellulare cambia giorno dopo giorno e noi dobbiamo stargli dietro se vogliamo, insomma, capire un po' di più il mondo. Cellulari dentro i quali entra ormai di tutto, lo dicevamo, non solo i nostri contatti telefonici. Quante volte pensiamo al fatto che non ricordiamo magari un numero di telefono a memoria ormai perché siamo abituati a digitare al volo la chiamata. Però dentro il telefonino vanno le foto, i video, ricordo, tanti segreti, come ci mostra anche questa scena famosa del film di Paolo Genovese, Perfetti Sconosciuti. Vediamo. Oh. Qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? E anche nel rapporto di coppia. Il cellulare. Il rapporto di coppia è cambiato anche perché il cellulare fa nascere molto spesso le coppie. Pensiamo alle app, no, di incontri online. E le aiuta a crescere. Durante la pandemia, senza il cellulare non saremmo potuti stare vicino alle persone che amavamo, perché magari geograficamente eravamo costretti a stare a distanza. Però è vero, come dimostra il film Perfetti Sconosciuti, che c'è il rovescio della medaglia, cioè molte coppie si separano grazie o a causa del cellulare. Esatto. Proiettiamoci ancora una volta verso il futuro. Come cambierà questo cellulare? Come continuerà, se continuerà a farlo, a rivoluzionare le nostre vite? Ma in tantissimi modi diversi. Io credo che nel futuro il cellulare sarà sempre più connesso a noi, al nostro corpo, forse sarà sotto la nostra pelle, nella nostra carne. Già stiamo iniziando, no? I nostri sensi cambiano con il cellulare, lo diceva l'ingegnere che ha fatto la prima chiamata in un'intervista di qualche tempo fa, diceva il cellulare adesso sarà forse nel futuro ricaricabile con l'energia che produce il nostro corpo, quindi non avremo più bisogno neanche della spina per ricaricarlo. Chissà. E magari saremo qui fra 50 anni a parlarne, chissà, punto interrogativo. Grazie Lucrezia Ercoli, filosofa docente all'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Grazie a voi. E allora...